Maria Vision in questo nostro appuntamento quotidiano di preghiera. Come sempre iniziamo con la preghiera della recita dell'Angelus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci. Regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
silenzio. Lasciamo il cuore parlare e lodare il Signore. Sentiamo tutto l'amore che abbiamo per Gesù ed offriamoglielo semplicemente, senza cercare altro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E siamo qui davanti a te, Signore Gesù, per stare con te in questo momento di adorazione, di preghiera. Vogliamo lasciarci guidare dalla tua parola. Apriamo i nostri cuori a nostro Signore Gesù e invochiamo lo Spirito Santo affinché possa far entrare la sua parola in tutti noi. Vieni, Spirito Santo, e donami un cuore puro, pronto ad amare Cristo Signore, la pienezza, la profondità e la gioia che tu solo sai infondere. Donami un cuore puro, come quello di un fanciullo che non conosce il male se non per combatterlo e fuggirlo. Vieni, o Spirito Santo, e donami un cuore grande, aperto alla tua parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione. Donami un cuore grande e forte, capace di amare tutti, deciso a sostenere per loro ogni prova, ogni stanchezza, ogni delusione e offesa. Donami un cuore grande, forte e costante fino al sacrificio, felice solo di palpitare con il cuore di Cristo e di compiere umilmente e fedelmente la volontà di Dio. Amen. Oggi, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, è il primo venerdì del mese, dedicato al nostro Signore, alla sua passione. Lui che è morto, è stato crocifisso per perdonare tutti i nostri peccati. Lodiamo e amiamo nostro Signore come Lui ci ama. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacralmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati,
il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Adesso recitiamo la consacrazione al Sacro Cuore di Santa Margherita Hala Koch. Io mi dono e consacro al cuore adorabile di Gesù, la mia persona e la mia vita, le mie gioie e le mie sofferenze, per non più servirmi di alcuna parte del mio essere, se non per onorarlo, amarlo e glorificarlo. È questa la mia irrevocabile volontà, essere tutta sua e compiere ogni cosa per suo amore, rinunciando a tutto ciò che può dispiacergli. Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, come unico oggetto del mio amore, custode della mia vita, pegno della mia salvezza, rimedio della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe, della mia vita e rifugio sicuro nell'ora della mia morte. Sì, o cuore di bontà e di misericordia, la mia giustificazione presso Dio Padre, cuore divino di Gesù, pongo in te la mia fiducia, perché grande è la mia debolezza, ma spero tutto dalla tua bontà. Distruggi in me quanto può dispiacerti. Il tuo puro amore si imprima nel mio cuore, in modo che non ti possa più dimenticare o essere separato da te. Ti chiedo per la tua bontà che il mio nome sia scritto in te, poiché voglio vivere e morire nel tuo amore. Sacro Cuore di Gesù, confido in te. Primo mistero doloroso. La preghiera di Gesù nel Getsemani. Gesù nel Getsemani prende su di sé il peso di tutti i peccati del mondo ed assalito da un'angoscia mortale. Gesù prega con intensità e vince il no di Adamo con il sì dell'obbedienza totale al Padre. Preghiamo, perché come Gesù siamo sempre disponibili e pronti a compiere la volontà del Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insegnaci a fare la volontà di Dio anche nel dolore. Tu sei benedetta, o Maria, fra tutte le donne. Te, beata che hai creduto. L'Onnipotente ha fatto per te meraviglie, la meraviglia del tuo fiat, quando hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Il tuo figlio è entrato nel mondo per quell'eccomi, la porta a compimento nel Getsemani, quando con perfetta obbedienza dice al Padre: Padre, non come voglio io, ma come vuoi tu. Con il tuo sì, Maria, ti sei associata intimamente all'opera della nostra redenzione. Insegnaci a dire sempre sì a Dio, come lo dicesti tu e il tuo figlio Gesù. Sia lodato, adorato e ringraziato in ogni momento il cuore eucaristico di Gesù,
in tutti i tabernacoli del mondo, sino alla fine dei secoli. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Ogni colpo sul corpo innocente di Gesù è una ferita che si imprime nel cuore di Maria. Anche noi però abbiamo percosso Gesù e ferito il cuore della Vergine Santa con i nostri peccati. Non dimentichiamolo e preghiamo perché il nostro cuore si apra al pentimento. Ascolta la nostra invocazione. O Maria, Vergine Immacolata, aiutaci a vincere la minaccia del male che così facilmente si radica nei cuori degli uomini e delle donne di oggi. Dalla fame e dalla guerra, dall'odio e dall'avvilimento, liberaci, Maria. Dai peccati contro la vita dell'uomo, fin dai suoi albori, liberaci, Maria. Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci, Maria. Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci. Liberaci, Maria. Accogli, Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tutti gli uomini e di tutte le donne. Sia lodato, adorato e ringraziato in ogni momento il cuore eucaristico di Gesù in tutti i tabernacoli del mondo sino alla fine dei secoli. Amen. Terzo mistero doloroso. Gesù è coronato di spine. La corona di spine che tormenta il capo del figlio circonda il cuore della madre. Il disprezzo e gli insulti che cadono su Gesù feriscono come una spada la sua anima. Preghiamo che i cristiani ricordino sempre che il loro re è un re coronato di spine e chiediamo a Maria che quando il nostro cuore è circondato di spine sappiamo rispondere al male con il bene. Donaci di accettare con fede le spine della sofferenza. Vergine Santa, Madre del Re coronato di spine, affidiamo la tua tenerezza, Mamma, le lacrime, i sospiri e le speranze dei malati. Sulle ferite della corona di spine che circonda la loro vita, scenda, o Maria, il tuo balsamo dolce e soave della consolazione e della speranza. Fa che accettando con fede il loro dolore si trasformi in uno strumento di redenzione. Rendici attenti ai bisogni degli altri, capace di accompagnare chi è solo e sempre solleciti nel portare aiuto a chi soffre. Sia lodato, adorato e ringraziato in ogni momento il cuore eucaristico di Gesù in tutti i tabernacoli del mondo sino alla fine dei secoli. Amen. Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario. Gesù va verso il Calvario portando con amore il peso della croce su cui sarà inchiodato. Il cristiano, come Simone, è chiamato a seguire Gesù, portando dietro di lui con amore la sua croce. E vede Gesù nei fratelli sofferenti per aiutarli a portare la loro croce.
Aiutaci a portare la nostra croce, oh Gesù. Vergine addolorata, fa che condividiamo i sentimenti di Cristo, tuo Figlio, sulla ripida strada del Calvario. Donaci di scoprire nella croce il segreto della vita nuova, non più soggetta alla morte. O Madre degli uomini e dei popoli, tu conosci tutti i loro dolori e le loro speranze nella salita al Calvario della vita. Accogli il nostro grido rivolto nello Spirito Santo al tuo cuore e abbraccia con l'amore di madre coloro che questo abbraccio aspettano. Prendi sotto la tua protezione materna l'intera famiglia umana che con trasporto noi affidiamo a te, o madre. Sia lodato, adorato e ringraziato in ogni momento il cuore eucaristico di Gesù in tutti i tabernacoli del mondo sino alla fine dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e morte di Gesù. Ai piedi della croce Maria vive la morte del Figlio e con lui offre se stessa a Dio per la nostra salvezza. Gesù morente, dona a noi Maria come madre. Preghiamola che ci aiuti ad amare Gesù come lo amò lei. Aiutaci ad amare Gesù come lui ci ha amato. O Maria, tu sei stata associata intimamente alla croce del nostro Signore, Salvatore. Il tuo cuore di madre è stato trafitto accanto al suo cuore. O Maria, madre di dolori, proprio nell'ora della morte del tuo Figlio, ha ricevuto il nuovo titolo di Madre Nostra e di tutti gli uomini. Tomato del tuo Gesù e intercedi presso di Lui per il bene nostro e per la redenzione del mondo intero. O Madre dei Dolori, affidiamo a te tutti coloro che soffrono e sono oppressi dal peso del peccato. In te, Maria, siamo certi troveranno un porto sicuro e un aiuto consolatore. E li porterai teneramente, ma con fermezza, ai piedi della croce trionfante. Sia lodato, adorato e ringraziato in ogni momento il cuore eucaristico di Gesù in tutti i tabernacoli del mondo sino alla fine dei secoli. Amen. Spirito Santo, ti domando il dono della sapienza per una migliore comprensione di te e delle tue divine perfezioni. Ti domando il dono dell'intelletto per una migliore comprensione dello spirito dei misteri della santa fede. Dammi il dono della scienza perché io sappia orientare la mia vita secondo i principi di codesta fede. Dammi il dono del consiglio, perché in ogni cosa io possa cercare consiglio presso di te e trovarlo sempre presso di te. Dammi il dono della fortezza, perché nessuna paura o considerazione terrestre possa strapparmi a te. Dammi il dono della pietà, perché io possa sempre servire la tua maestà divina con amore filiale. Dammi il dono del timore di Dio, perché nessuna paura o considerazione terrestre possa strapparmi a te.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci ha donati come nuovo patto, come nuovo rito. Noi siamo qui davanti a te, Signore Gesù, perché crediamo in te, perché crediamo che tu sei realmente presente in questa ostia consacrata. Ti chiediamo perdono per tutti i nostri peccati e con l'aiuto di Maria Santissima vogliamo pregarti per tutti i peccatori del mondo. Ti vogliamo pregare per la conversione di tutti i cuori, soprattutto quelli che sono lontani da te, Signore Gesù, che non ti conoscono, che non possono ricevere il tuo amore. Vogliamo pregare soprattutto al tuo amabilissimo cuore, Signore Gesù. E vogliamo invocare al tuo sacro cuore questa preghiera. Amorissimo cuore del mio Gesù, sacramento, quali oltraggi tu ricevi nella Santissima Eucaristia? Molti uomini non conoscono il tuo amore e ti sono ingrati. O Gesù mio, vorrei chiederti perdono per tutti coloro che ti oltraggiano, per tutti coloro che non credono in te. E vorrei pregarti con tutta l'adorazione e l'amore che porto nel mio cuore, assieme a Maria Santissima e tutti gli angeli del paradiso. Perdonaci, Signore Gesù. Accetta questa nostra adorazione come riparazione per le nostre infedeltà. Ti chiediamo perdono, Signore, e concedici la tua misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E l'amore di nostro
Padre, l'abbiamo ricordato in questa nostra adorazione, lui che è vissuto in mezzo a noi, ha guarito, lui che è stato crocifisso per tutti noi e adesso è qui presente per volontà di Dio Padre. Ed è presente ancora tra noi. L'amore di Dio è molto grande per tutti gli uomini e per tutte le donne. Il nostro Padre ci ama e ci invita sempre tra le sue braccia, è lì pronto ad accoglierci. E noi ci prostriamo umilmente ai tuoi piedi, Signore Gesù, e ringraziamo nostro Salvatore e confidiamo in te perché tu tutto puoi. Gesù, accogli questa nostra umile preghiera, questo momento di preghiera che stiamo dedicando a te con cuore sincero, con parole semplici, ma ricche di amore per te. Accogli per intercessione della nostra Mamma Celeste, Maria Santissima, e donaci la grazia di conservarci fedeli ai nostri impegni di obbedienza verso di te. E ti chiediamo ancora il dono della perseveranza nella preghiera. Amabile Gesù, ti siamo grati per tutto quello che fai per noi. Ti doniamo i nostri cuori, ci doniamo interamente a te, con la promessa di non peccare più. Eccomi pronto, Signore, a dirti il mio sì, a dirti i nostri sì. Ti acquisto, ti offro tutte le pene, le amarezze di tutti noi, ti offro tutti i bisogni, Signore Gesù. E in questo momento di adorazione e di preghiera, tu ci conosci, conosci i nostri cuori, Signore, e tutto ciò che portiamo dentro, conosci i nostri bisogni. Li offriamo a te in questa adorazione. Vogliamo pregarti per tutti coloro che sono all'ascolto di questa adorazione eucaristica. Pregarti per la tua Santa Chiesa, Signore Gesù, per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, per tutti i sacerdoti, le suore, per tutti i frati, per tutti coloro che si dedicano a fare la tua volontà. Una missione, Signore Gesù. Ti preghiamo anche per tutta Maria Visionno, per il messaggio di evangelizzazione che fa attraverso questo canale televisivo per portare la tua parola in tutte le case,
in tutti gli istituti. Possa tu arrivare ai cuori di tutti, Signore Gesù, e convertire i cuori di chi è lontano da te, Signore. Ti vogliamo pregare per tutti coloro che ci hanno scritto sul nostro numero di WhatsApp, che ci stanno scrivendo su Facebook, su tutti i social, per tutti coloro che stanno pregando con me in questo momento e si stanno rivolgendo a te per chiedere la tua infinita bontà, misericordia e pace per tutti. Voglio pregarti per le preghiere di ringraziamento che ci sono state fatte da tante persone per tutto quello che compi nella vita di tutti noi, Signore Gesù. Grazie e lodi a te sempre, Signore. Vogliamo pregarti per Valentina da Cuneo, che chiede preghiere per la salute e guarigione. Preghiamo per Candida dalla provincia di Bergamo, che chiede preghiere per Sebastiano, Antonella, Giuseppe e la piccola Anna. Signore Gesù, agisci in loro in questo momento. Tu sai, tu puoi tutto. Francesca da Cagliari chiede una preghiera per la guarigione del piccolo Gabriele. Gesù, ascoltaci. Fiorella da Milano chiede preghiera per i suoi problemi di salute e per il nipote Tommaso. Meluccia chiede una preghiera per tutti i bambini, in modo particolare per sua cugina Claudia. Preghiere per i suoi nipoti, preghiere per Anita, Alessia e preghiere per tutta Maria Visione. Grazie. Chiara Venezia chiede preghiere per lei stessa e per tutta la sua famiglia. Casilda, dalla provincia di Palermo, chiede preghiere per la pace del mondo. Baracca, dall'Umbria, chiede preghiere per un bambino di nome Bruno, ha solo 2 anni. E per questo bambino ci hanno scritto parecchi telespettatori per la sua guarigione. Signore, tu puoi tutto, agisci e sostieni questa famiglia in questo momento così doloroso. Preghiere per Michela da Corciano, per tutti coloro che portano il suo cuore, soprattutto per Emanuele. Federica chiede preghiere per il ritorno a casa di Antonello e per la sua conversione. Gina dalla provincia di Bari chiede preghiere per Marica, Nicola, per Sergio. San Giuseppe, metto le necessità dei miei figli sotto la tua protezione di padre. Una preghiera in particolare per tutti gli orfani. Giusy da Bolzano chiede preghiere per il figlio Giovanni. Silvia da Latina chiede preghiere per lei, Marco, Lorenzo e Alessandro. Anna da Marano chiede preghiere per le sue intenzioni, per suo figlio Pio Francesco, per i nipoti Alessio, Sabrina, Gabriel. Lodi a te, Signore Gesù. Francesco d'Aprilia ti offre ogni giorno le sue intenzioni e prega per tutta la sua famiglia. Carmelo
chiede una preghiera per sua mamma Rosalba e per la pace nel mondo. Maria da Roma chiede una preghiera per la guarigione del nipotino Giuseppe. Ti supplico, mio Gesù, e ti prego anche per Stefano, Pietro e tutti gli ammalati. Letizia da Roma chiede una preghiera per la figlia Annalisa. Andrea d'Albano Laziale chiede una preghiera per tutta la sua famiglia. Preghiamo anche per le famiglie di Marcello da Forlì, Vincenza da Trapani, Marinella da Roma, Francesca da Napoli, Tiziana da Roma, Giovanna da Benevento, Carmen di Avellino. Preghiere per Mauro da Trento. Confidiamo nell'amore di Maria per Matteo da Cerignola, che chiede preghiere per Gerardo, Domenica, Giovanna, Adelaide, Brigida, Rossanna e Michele. Alfonso da Castellammare di Stabia chiede l'intercessione del sacro manto di San Giuseppe per la guarigione e purificazione da ogni male di tutta la sua famiglia. Preghiere per il cognato Pietro, per la moglie Maria. Lodi a te, Signore Gesù. Angela da Catania chiede preghiere per sua mamma, che oggi deve affrontare un intervento al cuore. Possono tutti gli arcangeli e i santi intercedere per tua mamma e per tutti coloro che devono subire un intervento. Preghiere per Augusto, per la sua anima. Preghiere per Fabrizio e per tutta la sua famiglia. Anna chiede preghiera affinché Dio non venga meno alla sua misericordia sulla sua famiglia e a tutti coloro che lo invocano con cuore sincero. Rita da Todi chiede di pregare per tutta la sua famiglia. Angelica e Paolo da Empoli chiedono preghiere per la salute, per il lavoro e per tutto ciò che portano nei loro cuori. Anna da Sorrento chiede preghiere per Clarissa, di 2 anni, che ha un tumore. Preghiere anche per i genitori che sono distrutti, che il Signore possa dare conforto ai loro cuori. Antonietta da Bari chiede preghiere per tutta la sua famiglia, in particolar modo per suo marito Rosario. Anna da Salerno chiede preghiere per sua figlia. Patti da Napoli chiede preghiere per il marito ammalato di tumore Maurizio e preghiere per il figlio Sergei. Ada da Roma chiede preghiere per la sua famiglia, per la conversione del cuore di Vincenzo, Maria Sole, Giovanna e Emanuela. Preghiamo anche per Francesca da Salerno, per la sua guarigione. Preghiere per tutta la famiglia di Leonora da Milano. Preghiere per Anna d'Aversa, che chiede di pregare anche per Antonio. Banna da Modena chiede una preghiera per tutti coloro che hanno una vocazione. Loredana da Latina, preghiere per tutta la sua famiglia. Sergio da Roma, preghiere per le sue, per le intenzioni di Maria Vision, ma specialmente
che sia fatta la volontà di Dio. Preghiamo per Giusy da Bergamo, che affida i tuoi piedi, Signore Gesù, la cugina, e ti dice: Signore, pensaci tu. Maria Letizia chiede preghiera da Roma, chiede preghiere per le sue intenzioni. Maria Rotonda da Caserta chiede preghiere di conversione del marito e la pace nella sua famiglia. Preghiamo per Evita Maria in provincia di Salerno. Preghiere per Anna Luisa in provincia di Agrigento, che chiede preghiere per tutta l'umanità, per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, per tutti i religiosi, per le famiglie, affinché ci sia sempre pace. Preghiamo per Giselda dall'Argentina, Michela da Torre del Greco, Ines da Milano, che chiede preghiere per Monsignor Claudio, che ha una situazione molto grave di salute, e chiediamo l'aiuto di nostro Signore Gesù per la sua guarigione. Gina da Salerno chiede preghiere per tutti i bambini, soprattutto quelli mai nati. Preghiere per le anime del purgatorio, per le persone sole, per i carcerati. Signore Gesù, ascoltaci. Adesso vogliamo rivolgere anche una preghiera per intercessione a San Giuseppe, che in questo mese ricorre la sua festa, e ci rivolgiamo a lui. San Giuseppe, custode di Gesù e di Maria, assistici con le tue preghiere in tutte le necessità della vita. E chiedi per noi la grazia di poterci ritrovare tutti uniti per sempre in paradiso. Amen. Così, per fare la volontà di Dio Padre, per vederci uniti su questa terra, dobbiamo aprire i nostri cuori a Lui, con amore, con umiltà, con perdono, con misericordia. E il Signore vuole questo da noi. Con l'aiuto di Maria Santissima e con tutti i santi e gli arcangeli, chiediamo di camminare su questa strada, su questo cammino quaresimale che ci porta a ritrovare noi stessi, uomini e donne nuovi in Gesù Cristo, amore completo per Lui. E riparazione a tutti gli oltraggi e sacrilegi al Santissimo Sacramento, diciamo insieme: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Bene, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, siamo arrivati a conclusione di questa nostra ora di adorazione al Signore Gesù.
Vi ringrazio di aver partecipato in questo momento di preghiera con tutti noi e ringraziamo sempre e lodiamo il nostro Signore della sua presenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Visione. E che Dio ci benedica tutti. Santa giornata.